infrastrutturali, ma è qui che occorre il massimo del coraggio. Sulle infrastrutture, cari colleghi e cari esponenti del governo, si gioca il vero bipolarismo, quello tra l'Italia del no a tutto, no ai rigassificatori, no alle ferrovie, no ai gasdotti, no alla ricerca di idrocarburi e l'Italia che invece scommette sulla tecnologia e sull'innovazione. Signori del governo, 10 regioni, governate da alcune del centro-sinistra, altre dal centro-destra, hanno depositato 6 quesiti per abrogare le norme del decreto Sblocca Italia, che questa maggioranza e questo governo hanno trasformato in legge nel 2014. Noi di Scelta Civica sappiamo che saremo dalla parte di chi vuole sbloccare l'Italia, anche contro questi novelli referendari. Spero dalla nostra parte della barricata ci saranno anche il governo e tutti i partiti della maggioranza. Scelta Civica approverà la nota di aggiornamento al DEF e voterà la risoluzione di maggioranza. La ringrazio, deputato Librandi. E ora chiede di intervenire il deputato Giovanni Paglia. Prego, ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente. Ma noi davanti ad una nota di aggiornamento al DEF, che in realtà si pone in linea di diretta continuità e con le previsioni e con le politiche di economia e di bilancio che questo governo e questa maggioranza hanno portato avanti negli ultimi anni, semplicemente limitandosi ad un ritocco al rialzo, ad un ritocco migliorativo di tutte le stime che andrà certamente dimostrato, ma di questo si incaricheranno i fatti che accadranno nei prossimi mesi, noi non possiamo fare altro che ribadire quello che abbiamo portato avanti con convinzione nei mesi passati e negli anni passati, ovvero soprattutto un punto di vista. Perché noi riteniamo che quando si parla di politica di bilancio, di politica finanziaria dello Stato, innanzitutto sia importante chiarire da quale punto di vista lo si guarda. Allora noi partiremmo da 3 dati essenziali. Il primo è quello della povertà. Povertà che in questo Paese ormai coinvolge in termini assoluti oltre 4 milioni di persone, 4 milioni e 100 mila persone, che si sono stabilizzate. Non crescono più nell'ultimo anno, ma nemmeno calano. Sembrano un dato strutturale, un dato che fa parte del nostro panorama sociale. Ed è importante ricordare che questo 4 milioni e 100 mila persone erano 1 milione e 800 mila nel 2007. Cioè prima che quella che chiamiamo crisi globale colpisse il nostro paese, ne cambiasse il panorama sociale e ne scuotesse le fondamenta. È passata, ha imposto un nuovo sistema di relazioni sociali, un nuovo sistema di relazioni industriali fondato ancora una volta e ancora di più sulla disuguaglianza e in eredità ci ha lasciato 4 milioni e 100 mila poveri. Davanti a questo il governo che fa e che conferma ancora con questa nota di aggiornamento? Assolutamente nulla. Nonostante i richiami che provengono dalla società, nonostante i richiami che provengono anche dalla Chiesa Cattolica, ma soprattutto nonostante le tante proposte che anche in quest'Aula sono depositate, che vorrebbero essere discusse a partire da quella di Sinistra Ecologia e Libertà per l'introduzione di un reddito minimo, il governo rifiuta anche solo di prenderli in considerazione, anzi, per bocca del Premier sbeffeggia queste proposte parlando di proposte che non sarebbero, diciamo, di aiuto ai poveri di questo Paese, ma piuttosto di aiuto ai furbi di questo Paese. In questo Paese non ci sono 4 milioni di furbi, io vorrei dire al Premier Renzi. In questo milione, appunto, in questo Paese ci sono milioni di persone che non riescono ad avere il minimo con cui arrivare a fine mese. Io saluto con piacere anche la manifestazione che ci sarà il 17 ottobre in questo Paese, promossa dalla coalizione sociale e da tanti movimenti, esattamente per ribadire ancora una volta che il tema della povertà è centrale e come tale deve essere trattato. Il secondo punto di vista che vorremmo portare è quello dei disoccupati, è quello di chi non ha lavoro in Italia, e anche qui parliamo di oltre 3 milioni e mezzo di persone, 3 milioni e 600 mila secondo gli ultimi dati. Allora, noi avevamo una disoccupazione al 12,4%, pare che sia in calo. In realtà, per chi guardi bene i dati, vedrà che è in calo solo ed esclusivamente perché sono gli anziani di questo paese, perché tali siamo oltre i 60 anni, a rimanere al lavoro più a lungo, perché la riforma Fornero ti costringe a rimanere al lavoro più a lungo. Quindi quello che noi chiamiamo incremento di occupazione in Italia, in realtà non incremento di occupazione è, ma incremento dell'obbligo delle persone per rimanere a lavorare oltre quelli che sarebbero i limiti spesso fisici e anche psicologici. Di questo parliamo.
E poi ci lamentiamo del fatto che invece la disoccupazione giovanile sia sopra il 40%, e quella sì, quella non accenni mai a discendere, ma sia solo disoccupazione e precarietà. Se noi guardiamo quelle che sono le vostre stime, noi vediamo che anche secondo le previsioni, che come ho detto sono ottimistiche, hanno recuperato uno sguardo positivo sul futuro, voi continuate a prevedere che anche per il prossimo anno la disoccupazione sia sopra il 12%, che l'anno successivo arrivi forse all'11,9. Di questo parliamo, cioè in un triennio di crescita, in un triennio di crescita drogata dal quantitative easing dell'Unione Europea e non solo, che lascerà evidentemente in eredità l'ennesima bolla finanziaria da smaltire quando si esaurirà, vedremo se nel 2016 o nel 2017, ma in un anno appunto, in anni in cui il quantitative easing mette l'economia europea nelle condizioni migliori in cui una banca centrale potrebbe mettere, in una fase che voi stesso dite di espansione, anche se con molte ombre e anche previsioni meno ottimistiche da parte del Fondo Monetario, di crescita globale, bene, in un momento in cui anche con sgravi fiscali enormi che voi avete dato sulla decontribuzione ai datori di lavoro che assumono, anche in condizioni del genere la disoccupazione voi stimate che rimanga sostanzialmente analoga. Ed è questa la ragione per cui invece noi vi sfidiamo ancora una volta, e continueremo a farlo anche con la legge di stabilità, con un piano per il lavoro che si ponga l'obiettivo preciso non di dare incentivi alle imprese, ma di creare posti di lavoro, anche attraverso la spesa pubblica, perché l'obiettivo fondamentale in Italia deve essere abbattere la povertà, l'ho detto prima, e per abbattere la povertà, oltre al reddito minimo, l'altra condizione essenziale è abbattere quel dato, abbattere la disoccupazione giovanile, la disoccupazione giovanile anche per non costringere intere generazioni a vivere come se fossimo in un'economia di guerra, cioè ad essere sostanzialmente abbandonate nel presente e abbandonate ad un futuro senza prospettiva, perché quando superi i 30 anni, quando arrivi ai 40 e ancora non sei entrato nel mercato del lavoro, il tuo futuro non è roseo, il tuo futuro semplicemente non esiste. Il terzo punto di vista che vi vorremmo porre è quello del meridione di questo Paese. Il meridione di cui il rapporto Svimez ci ha dato un'immagine che ha colpito tutti, ha colpito tutti. Per un mese tutti parlavano di Sud, perché sembrava fosse diventata, com'è, la grande emergenza. Tutti i dati che vi ho dato prima, povertà e disoccupazione, raddoppiano o triplicano quando parliamo delle regioni del Sud Italia. Però qui non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla. Qualche vaga promessa di investimenti che poi non si realizzano. Noi crediamo che dovrebbero essere anche le imprese che ancora sono pubbliche, le grandi imprese industriali di questo Paese, a partire da Finmeccanica, a essere coinvolte in un programma di investimenti nel Sud, mentre invece quello che si fa è esattamente il contrario, privatizzare e smantellare anche ciò che resta della capacità reale di questo Paese di fare politica industriale. Quindi se questi sono i tre punti di vista che noi vorremmo porvi, quelli da cui un governo dovrebbe partire per cambiare l'Italia, qual è invece il quadro che ci viene messo davanti in questa nota di aggiornamento? Quello di un governo che rispetto all'Unione Europea si limita ad andare a chiedere non una cancellazione del fiscal compact e una rimessa in discussione di tutti i vincoli europei che paralizzano anche la nostra economia, ma semplicemente ad elemosinare spazi di flessibilità e ad elemosinare spazi di flessibilità per circa 17 miliardi di euro che sono esattamente necessari esclusivamente a coprire le clausole di salvaguardia. Cioè voi andate in Europa a chiedere di poter sforare sul deficit, aumentare la spesa pubblica, ma a quale scopo? Allo scopo di coprire quelle che sono le spese che avete già fatto negli anni passate. Questo è una proposta di politica economica? No, questo è, diciamo, tutt'altro. Questo è tutt'altro, non è né buona gestione dei conti pubblici né politica di sviluppo. L'altra cosa che vi impegnate a fare qual è? Ad abolire la tassa sulla prima casa. E su questo, diciamo, è meglio cominciare a dire qualcosa ora e poi molto di più diremo nelle prossime settimane all'interno del dibattito pubblico. Quando un governo si riduce a lanciare come unica misura di politica economica l'abolizione della tassa sulla prima casa, non sta facendo politica economica, ma sta facendo esclusivamente demagogia e comprando consenso per quella che è la via più facile. Le cose vanno chiamate esattamente con il loro nome. Un governo che in una situazione come quello che ho provato prima a descrivere, che potrebbe essere evidentemente descritta a tinte anche più forti e con più dovizia di particolari, avrebbe un dovere di fronte al Paese, avrebbe il dovere di coinvolgere le forze vive, avrebbe il dovere di dare un programma di sviluppo, di capire dove bisogna investire, di dare una speranza a quelle che sono le giovani generazioni, di evitare la fuga dei cervelli invece di coinvolgerli.
in un programma di sviluppo e di rinascita dell'Italia. Questo fa un governo che abbia una visione, questo fa un governo che guardi al futuro, un governo che non sappia cosa fare, un governo che non abbia uno straccio di idea di politica industriale, uno straccio di idea di politica economica, uno straccio di idea di politica fiscale, fa la cosa più semplice del mondo, abbatte la pressione fiscale nella speranza che poi siano quei pochi soldi che forse rimarranno nelle tasche delle famiglie a occuparsi di rilanciare la crescita. Non ha funzionato con gli 80 euro, che peraltro vi siete già ripresi in parte attraverso, se non in tutto, attraverso l'aumento dell'imposizione fiscale locale e attraverso l'abbattimento di quelli che erano gli sgravi per i premi di produttività. Non funzionerà questa volta con l'abolizione della tassa sulla prima casa, che peraltro è un'abolizione assolutamente iniqua. Va a vantaggio molto più dei ricchi di quanto vada a vantaggio del ceto medio e del ceto impoverito di questo Paese. Questo è bene che si sappia. Voi stessi una volta, ricordo l'onorevole Gutgeld, ai tempi in cui fu un altro governo ad abolire l'IMU sulla prima casa, per poi rimetterla come TASI, parlò di Robin Hood alla rovescia. Bene, questa volta diciamo, lo sceriffo di Nottingham è entrato direttamente al governo e ha sostituito Robin Hood. Infine, io guardo sempre per giudicare un governo e la sua politica economica anche da chi prende gli applausi. Ho imparato negli anni, l'ho imparato guardando la storia, ma l'ho imparato anche guardando l'attualità, che quando un governo è un governo schiavo, i governi schiavi prendono sempre i complimenti da quelli che sono i loro padroni, perché i loro padroni hanno interesse che rimangano lì. Questo governo prende tutti gli applausi della Confindustria e tutti gli applausi della Germania e dell'Unione Europea, cioè di chi persegue rigore e austerity. Vi applaudono sempre, vi applaudono perché vogliono che restiate esattamente lì a fare politiche che non sono nell'interesse del popolo e dei lavoratori italiani, ma esclusivamente delle rendite e della grande finanza. Grazie. La ringrazio, deputato. Chiede di intervenire adesso l'onorevole Rocco Buttiglione. Prego. Grazie, signora Presidente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, vedo in alcuni settori di quest'Aula un'atmosfera quasi di lutto. A qualcuno non dà gioia il fatto che l'Italia stia uscendo dalla crisi. A noi invece sì. E questo è il motivo per cui voteremo a favore del documento del governo. Per capire il documento del governo, a mio avviso, bisogna realizzare un duplice inquadramento, uno storico e uno sistemico. Per l'inquadramento storico dirò che noi abbiamo vissuto in Italia ed in Europa una battaglia di dimensioni gigantesche. La speculazione mondiale si è rivolta contro l'Europa e contro l'Italia, considerata come un anello debole della catena globale.